Valorizzare l'archivio di Stato e far conoscere il patrimonio di storia e di storie conservate al suo interno. Questo è lo scopo dell'iniziativa promossa dal Comune di Cesena in collaborazione con alcune delle principali associazioni culturali cittadine. Un ricco calendario di iniziative che da novembre ad aprile 2017 darà la possibilità a chiunque di scoprire il glorioso archivio. L'iniziativa si svolge su diversi fine settimana, all'incirca uno al mese, e prevede delle aperture per le scuole con visite guidate all'archivio su argomenti attinenti alla cultura cesenate e concordate con le associazioni. Poi il sabato pomeriggio un'apertura invece pubblica con una conferenza dove vengono spiegati i motivi sia della scelta dell'argomento sia approfondimenti sull'argomento stesso, sempre in collaborazione con le associazioni e con l'amministrazione comunale. Quindi è aperto a tutti? Sì, sì. L'archivio ovviamente è un bene pubblico, un diritto della cittadinanza poter consultare e studiare i documenti pubblici conservati nell'archivio di Stato. L'investimento c'è soprattutto nel eliminare il canone di locazione per l'immobile che ospita l'archivio di Stato, e diciamo che è stato l'elemento che ha permesso alla città di mantenere in città la sezione locale dell'archivio di Stato e quindi di non inserirlo all'interno del piano di razionalizzazione ministeriale. Poi è chiaro che anche rispetto alle attività che vengono organizzate un investimento in termini di risorse ci sarà, perché come sappiamo ogni attività che viene realizzata richiede un investimento.